58 minuti 01 secondi è il nuovo record del mondo sulla mezza maratona, piazzato lo scorso weekend da Godfrey Backwater a Copenaghen in Danimarca nella mezza maratona. Quindi migliore di ben 17 secondi il record mondiale precedente di Kiptum, fatto solo l'anno scorso nel 2018 a Siviglia, per esattezza il 28 di ottobre. Quindi una prestazione assolutamente strabiliante, che Warhol ha già un passato glorioso, soprattutto sulla distanza, dove è già stato tre volte campione del mondo, una volta da junior nel 2014 e altre due volte appunto da senior, da assoluto. È stato anche medaglia di argento a Pechino nel 2015 sui 10.000 metri e vanta anche un quarto posto alla maratona di New York, quindi sicuramente un palmare già grandioso, e adesso appunto questo record lo voleva, lo ha cercato, lo ha voluto e lo ha piazzato. Per poter preparare al meglio questa mezza maratona ha anche sacrificato i mondiali di Doha, a cui non parteciperà, e quindi sicuramente ne è valsa la pena, è riuscito nel suo intento. Ora il record del mondo sulla mezza maratona è suo e ha fatto una progressione assolutamente pazzesca, e ora vediamo appunto quali sono stati i suoi parziali. Parte subito forte, passa i primi 5.000 metri in 13 minuti e 53 secondi, poi aumentare il ritmo e correre i successivi 5.000 metri in 13 minuti e 41 secondi, quindi passa ai 10.000 metri in 27 minuti e 34 secondi, già ottimo tempo sui 10.000 metri, e non contento praticamente aumenta e progredisce correndo i successivi 5.000 metri sotto un acquazzone, sotto un temporale, in 13 minuti e 31 secondi, quindi passando i 15 km in 41 minuti e 05 secondi. È pazzesco vedere quanta determinazione, nonostante l'acqua, nonostante il freddo, si è riuscito a progredire e a correre il terzo 5.000 metri praticamente in un tempo assolutamente strabiliante, perché correre una mezza maratona, un 5.000, una frazione in 13 minuti e 31 secondi è veramente qualcosa di strepitoso. E ovviamente gli ultimi 5.000, ovviamente, chiaramente dopo questi primi 15 km fatti veramente molto molto forte, l'ultima frazione, gli ultimi 5.000 metri, diciamo, abbassa un attimo il ritmo e corre solo in 13 minuti e 56 secondi, che scherzi a parte è già un grandissimo ritmo, e riesce a chiudere la mezza maratona battendo il record. All'inizio il cronometro segnava 57 minuti e 59 secondi, che sarebbe stato il primo uomo a scendere sotto i 58 minuti, e invece poi è stato corretto il tempo in 58 minuti e 01 secondi. Tempo comunque strepitoso, pensiamo che la media è di 2 minuti e 45 secondi al chilometro, che è veramente una cosa veramente fantastica. Quindi grandissima prestazione di Ika Warhol, se spero di dirlo bene, Ika Warhol, se per caso stai guardando questo video, perdone, anzi tutta la mia stima, e ti porgo i miei più sinceri complimenti per questa prestazione veramente fantastica. Quindi secondo te quanto dovremmo aspettare per vedere un uomo correre la mezza maratona sotto i 58 minuti? Sarà proprio lui? Con questo quesito ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, mi raccomando, sempre a canna.